Sempre più solido il quadro d'accusa dell'operazione Garden, la retata dei Segugi dell'EGICO, della Guardia di Finanza che ha svelato le dinamiche dell'Andrina Borghetto Latella, il gruppo che avrebbe scorrazzato, monopolizzando ogni affare criminale, e nell'area della cintura urbana sud della città, che partendo dalla Roccaforte San Giorgio Extra si sarebbe estesa a Modena Ciccarello. E il sempre più difficile quartiere dormitorio Marconi Cusmano, con altri due rigetti, udienza 28 di dicembre, i giudici del riesame hanno ribadito le linee guida dell'indagine Garden, ultimo step domani davanti al collegio del riesame. Subito dopo si procederà con la valutazione delle opposte strategie del pool antimafia e del corposo collegio di difesa. Tre pronunce ad oggi che convergono verso un punto. Regge il quadro d'accusa sostenuto dal procuratore aggiunto Walter Ignazitto e dal pubblico ministero Nicola De Caria. Lo stesso GIP aveva sottolineato uno scenario di rilevante gravità. Le principali direttrici di azione dell'associazione sono di tipo militare ed economico, insieme, nel senso che il potere cercato e conseguito col metodo dell'intimidazione e della violenza mira ad assicurare la supremazia sugli avversari e il monopolio diretto e indiretto delle principali fonti di ricchezza che si aprono nel territorio. Quali sono le estorsioni a tappeto, il traffico organizzato di stupefacenti ed anche l'usura. Non c'è impresa, non c'è operatore economico, non c'è commerciante che non cada nei tentacoli di questa organizzazione criminale, con odioso soffocamento della libera concorrenza e iniquo impedimento alla circolazione della ricchezza che si concentra costantemente nell'oligarchia criminale. L'operazione Garden, come ribadito anche in conferenza stampa dal procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri e dai vertici della Guardia di Finanza Calabrese di Reggio, è la prosecuzione di parallele indagini sulle articolazioni mafiose di Reggio Sud. Affatto terribile, mostra di sé per la prima volta un nuovo e pericolosissimo volto dell''ndrangheta che pur di perseguire i propri lucrosi scopi, ampliare la propria potenza economica, rafforzare le proprie fila militare anche con mercenari e rafforzare il proprio potere di controllo sul territorio, è giunta fino anche a stringere patti gravissimi con le comunità nomadi più pericolose. Complessivamente sono state 27 le persone colpite da misura cautelare, 25 sono finite in carcere, uno ai domiciliari, uno all'obbligo di firma per vario titolo, associazione mafiosa, estorsione e detenzione, porto abusivo di armi da fuoco, spaccio e traffico di sostanze stupefacenti, usura.